Ultima edizione di Stadio News in studio Riccardo Gatto. Match day di campionato per il Palermo che ieri pomeriggio è partito alla volta di Napoli in vista della gara di questa sera contro gli Azzurri, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. E in conferenza stampa Beppe Iachini presenta la partita contro la squadra di Benitez. Ascoltiamo le sue parole. Siamo solo all'inizio del campionato, insomma la squadra sta dimostrando di star bene, quindi le valutazioni saranno fatte singolarmente proprio sul recupero individuale di alcuni, ma non per il resto. In generale la squadra ha dimostrato, poi quello che succederà dopo la partita non abbiamo la palla di vetro per poterlo verificare, lo verificheremo dopo sicuramente. Sono 24 i convocati di Beppe Iachini per la gara di questa sera contro il Napoli, tutti presenti ad eccezione degli infortunati Muñoz, Gonzalez, Della Rocca e Maresca. Per quanto riguarda la formazione, l'allenatore rosanero dovrebbe riconfermare in blocco gli 11 che hanno pareggiato contro l'Inter, unici dubbi sulle fasce con Pisano e Daprelà che potrebbero prendere il posto di Morganella e Lazzari. Il mio obiettivo è sempre stato rimanere qua. Parole firmate Claudio Terzi, difensore del Palermo, che parla così del momento positivo che sta vivendo in queste prime giornate di campionato. Volevo restare qui, ha poi proseguito a dare il massimo per questo gruppo, col lavoro di ogni giorno e la domenica. Sono contento di aver fatto queste buone prestazioni e speriamo di tornare da Napoli con un risultato positivo. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli, Rafa Benitez, presenta la sfida di questa sera contro il Palermo. I rossoneri sono una buona squadra, giocano un buon calcio e sono collaudati. Ho parlato ieri con il presidente ed è tutto ok, siamo certi che la squadra farà una buona stagione. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha parlato così della sfida di questa sera al San Paolo contro il Napoli. Avrei preferito che il Napoli avesse vinto a Udine, sarebbe stato meno cattivo contro di noi. Affronteremo gli azzurri come le altre squadre, ma sappiamo che sarà un incontro più difficile. Il Napoli avrebbe meritato di totalizzare 9 punti per quanto espresso sul campo. Al San Paolo firmo subito per un pareggio. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.